Poi tornare sulla punta dell'arco a servire Napier, pick and roll con Melli, Voigtman ancora coinvolto, tira da molto dietro l'arco e apre così la sua partita, tripla di Voigtman, 3-0 Milano. Qualche passaggio in più, qualche linea in più e provare a cercare di toccare la linea laterale, in quest'altra spende un fallo ma comunque non sta permettendo al giocatore di Milano tiri facili o soluzioni senza un corpo addosso. Scilza Simon e prende ancora Shabazz Napier quando mancano 12 secondi per il possesso di Milano. Voigtman dall'angolo si alza per la tripla, ne mette un'altra, 16-18 Olimpia. Lob Melli triplicato, riapre per Devon Hall che attacca il recupero di Casarini, si prende un tiro difficile, cadendo indietro lo segna Devon Hall. Cosa di cui Verona ha molto bisogno. Lenzwein consegnato per il tiro di Bortolani che ne mette un altro, Giordano Bortolani. Sta molto smart a giocare su sui punti deboli perché non ha più cambiato con Calvin Anderson, quindi non ha più portato il mismatch Shields-Calvin Anderson. Rimbalzo per Cappelletti, Verona chiaramente vuole accelerare, Cappelletti vede arrivare il morchio, Simon le ha provesciato a bersaglio, meno 15 Verona, ancora punti importanti in transizione. Ese di Lenzwein, questa invece è la transizione con Cappelletti che lancia Simon, molto bravo perché questo le ha provesciato, era tutt'altro che facile. Parte in transizione Verona, Davis, Anderson e poi Simon virata contro Melli, scarico Cappelletti, ci prova da molto lontano e manda a bersaglio la tripla, ancora Verona alza i ritmi. Sul chiave difensivo rimane con Lenzwein, con 6 secondi per andare al tiro, va a cercare il mismatch sotto, ancora Melli contro Simon, che canestro di Niccolò Melli. Melli e di Milano come squadra al parziale di Verona. Sì, bella è importante anche perché Milano cerca la stessa situazione. Serve da Tome che vuole andare a cercare Heinz, accoppiato a Casarin, spalle a canestro, Casarin gli chiude il fondo, Heinz si gira verso il centro e poi come un ballerino che scambia ancora con Hall, pick and roll con Heinz, Hall attacca, l'area va fino in fondo a segnare di mano destra il canestro che vale il arpione al pallone, appoggia il tabellone, riporta Milano sul più 15, la solita presenza lì sotto di Heinz, Casarin virata contro Napier, sbaglia lui, non sbaglia invece sul tappino Xavier Johnson, Bortolani vuole andare dentro, Tonuto gli impedisce di entrare, poi Sitz recupera la palla sollevandola da terra, 3 contro 2 per la transizione di Milano, Melli a rimorchio, torna da Sitz, eccolo qui Sitz, biliga, appena Cappelletti aiuta si torna fuori da Sitz, riposte biliga, scarica Tonuto con spazio, tripla a bersaglio, Milano attacca molto bene, sfrutta gli aiuti, layup adesso Justin Simon, anzi Devin Davis, riparte Milano con Tonuto, tiro dal mezzo angolo per biliga che fa a bersaglio, Cappelletti Lenzwein, finisce così, Milano batte Verona 83-61, seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Olimpia dopo quella di Pasqua contro Pesaro.